Non è una semplice partita, non è un semplice match, è la finale della Coppa Italia di eccellenza nel teatro che non poteva essere altrimenti scelto, quello dello Stadio Bozzi delle Due Strade per Teleregione Toscana. Ovviamente ci siamo oggi per questa prima partita, diciamo, di gennaio. Non è la prima delle due squadre perché hanno già giocato in campionato, ma la prima partita di spessore di gennaio, Coppa Italia di eccellenza, Stadio Gino Bozzi delle Due Strade, 11 gennaio 2017, ore 14:30 alla telecronaca. Lorenzo Agostini, come sempre, ovviamente alla regia, Fabrizio Giannoni per Teleregione Toscana. Giocano Roselle, Baldaccio Bruni, due squadre che sicuramente oggi vorranno figurare, ovviamente, per portare a casa la Coppa, ma soprattutto perché vengono da un percorso molto molto importante. Sentiamo l'inno italiano. E dunque questa è la finale di Coppa Italia Eccellenza 2016-2017. Andiamo a leggere le formazioni, perché il Roselle, che vedete in campo da destra a sinistra della nostra postazione in questo momento, poi andremo a vedere anche in che campo, in che zona del campo giocherà, vedete la maglia azzurra e poi vedete anche con chi è sceso in campo il Roselle, perché ora andremo a spiegare tutto. Vedete quel bambino inquadrato a bordo campo, è un bambino che è del settore giovanile del Roselle, e Roselle ha fatto questa bella scelta di chiedere proprio alla Lega Nazionale, alla Federazione, di poter far scendere in campo questo ragazzo insieme a loro, perché viene da un intervento chirurgico abbastanza importante. Quindi una bella iniziativa anche per il Roselle. Roselle che, come adesso vedete, si schiera da sinistra a destra nella nostra postazione in maglia blu scura e pantaloncini bianchi, invece Baldaccio Bruni in maglia totalmente verde. La formazione, iniziamo da quella del Roselle con Cipolloni in porta, poi Bartalucci, Rosati, Mesinovic, Ciolli, Raito, Ferrari, Saloni, Faenzi, Consonni, Nieto, Di Roberto, Franchi, Del Nero, Cosmi e Vento e Annunziata. Sono questi 17 portati da mister Michele De Masi per il Roselle, mentre per quanto riguarda la Baldaccio Bruni, Giovagnoli tra i pali titolari, poi Minocci, Guerri, Angiolucci, Paponcini, Rosati, Bindi, Andreolo, Terzi, Quadroni e D'Urso sono gli 11 in campo. Poi in panchina Guerri, Bruni, Ricci, Castiglione, Rossi, Tizzi e Ruggeri in panchina con mister Andrea Benedetti, arbitra il direttore di gara Gioele Jacobellis della sezione di Pisa. Manca pochissimo all'avvio di questo match che prenderà il via veramente tra un secondo. Ricordiamo, ovviamente, questa non è una semplice partita, è la finale che inizia in questo momento. Dunque inizia in questo momento il match tra Baldaccio Bruni e Roselle. Subito un attacco da parte della formazione grossetana con il pallone, che però adesso viene recuperato dalla Baldaccio Bruni con questo lancio lungo. Una partita nella quale ci sono anche delle sfide nelle sfide, perché ovviamente si tratta di un campionato di eccellenza, quindi molti giocatori sono ovviamente reduci da settori giovanili e anche esperienze precedenti molto importanti, ma soprattutto ci sono alcuni giocatori a fine carriera in questa partita, e questa potrebbe essere forse l'ultima occasione per vincere qualcosa di importante nella propria vita calcistica. Ovviamente potrebbe essere l'ultimo trofeo da portare a casa, uno su tutti è Luigi Consonni, classe addirittura 77, questo è il suo 40° anno, il 2017, quindi nel suo 40° anno questa potrebbe essere sicuramente forse l'ultima occasione per portare a casa l'ultimo trofeo. Consonni, che ha avuto, poi magari lo ricorderemo più avanti in cronaca, un passato calcistico molto molto importante. Rimessa con le mani per la Baldaccio Bruni, che adesso prova
a giostrare in questo match. Ovviamente i pronostici vanno tutti a favore della Roselle, capolista nel girone A di eccellenza, una Baldaccio Bruni che invece è in equilibrio assoluto nel proprio girone, il girone B di eccellenza, 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte per la formazione in maglia verde, quindi diciamo che guardando le classifiche dei due gironi il pronostico verte in favore dei grossetani, però comunque è una finale, come si sa, non ci si può fare pronostici all'inizio della partita. Presenti in tribuna allo stadio Bozzi tantissimi ovviamente spettatori, ma soprattutto anche alcune autorità grossetane del comune di Grosseto e anche ex giocatori, uno tra tutti anche Piccinetti, che abbiamo visto in tribuna. Magari poi tra il primo e il secondo tempo potremo riuscire ad avere qualche sua dichiarazione. Adesso rimessa con le mani per il Roselle, Bartalucci poi prova a spazzare la Baldaccio Bruni, si gioca adesso nella tre quarti di campo della Baldaccio. Ricordiamo ovviamente oggi si gioca a seguito di una settimana molto molto fredda, mentre oggi il campo, il terreno di gioco non è assolutamente ghiacciato, anzi si gioca in un terreno diciamo ottimale per il calcio, non c'è neanche troppa umidità che dunque magari permette al pallone di scivolare più del dovuto, invece oggi non c'è neanche quello, un cielo limpido, quindi sicuramente ci sono le condizioni ideali per giocare una grande partita. Poi ovviamente, come abbiamo detto, la cornice di pubblico è entusiasmante, veramente tantissimi venuti sia in favore del Roselle sia in favore della Baldaccio Bruni di Anghiari, quindi sicuramente c'è di cui divertirsi qui al Bozzi delle Due Strade. Adesso rinvio dal fondo per la Baldaccio Bruni con Giovagnoli, classe 82, anche su di lui ci sarebbe da dire tanto, due panchine in Serie A per Giovagnoli ai tempi del Piacenza, era la stagione 99-2000, le ultime due giornate infatti di quella stagione che poi coincise con l'ultima del Piacenza in Serie A, grazie all'infortunio di Flavio Roma, che era in quei tempi primo portiere del Piacenza, fece liberare un posto in panchina e dunque Giovagnoli ebbe l'opportunità di giocare, anzi no, di giocare, di assistere in panchina a quelle ultime due partite di campionato contro Cagliari e Torino. Tra l'altro ebbe anche l'opportunità di vedere l'ultimo gol di quella stagione di Alberto Gilardino, che si apprestava in quella stagione all'esordio in Serie A. Quella stagione Gilardino fece 3 gol, l'ultimo gol lo fece proprio all'ultima giornata con Giovagnoli in panchina. Sono queste tante belle storie di calcio che oggi sono presenti in campo. Rimessa con le mani in questo momento per il Roselle, partita che in questi primi 4 minuti di gara non ha dato grandissime emozioni, ma ovviamente una fase di studio deve esserci, anche perché lo ricordiamo è una finale che oltre a dare l'accesso ovviamente alla fase nazionale della Coppa Italia dà anche un buon punteggio in fase di ripescaggio ipotetico per quanto riguarda un ripescaggio in Serie D, quindi diciamo che vincere oggi vale oltre il trofeo in sé. Adesso prova la Baldaccio con Bindi, atterrato, nulla da fare secondo l'arbitro, ricordiamo che l'arbitro GL Jacobellis è coadiuvato, attenzione qui prova la botta la Baldaccio Bruni, primo lampo nel buio per la Baldaccio, ricordiamo l'arbitro Gioele Jacobellis è coadiuvato da Francesco Cecchini di Carrara e Daniele Cavallini, anche lui di Carrara, quindi una terna con un Pisano e due Carrarini. Rimessa dal fondo adesso con Cipolloni che va al rinvio, classe 79, anche lui tantissima esperienza, il portiere del Roselle 1912. Due società tra l'altro storiche, quelle della Roselle e della Baldaccio Bruni. Adesso Cipolloni va al rinvio lungo a centrocampo, la palla casca proprio laddove c'era Consonni, il pallone che è sempre lì adesso per la Baldaccio. Adesso prova il pallone ad essere allargato dalle parti di Terzi, Terzi ha sul pallone la possibilità per crossare, murato però da Bartalucci, rimessa con le mani ancora per la Baldaccio Bruni, che sembra aver iniziato con qualcosa in più rispetto a Roselle. Ovviamente spesso succede così quando la squadra che sulla carta è meno favorita prova a puntare tutto nei primi minuti. Due squadre che ovviamente in campionato hanno percorsi abbastanza diversi. Ancora Baldaccio Bruni con Quadroni, l'appoggio, poi il cross che è quasi un tiro, pallone che termina sul fondo, nulla da fare, quindi si riparte con un rinvio dal fondo sempre per il Roselle. Cipolloni ancora una volta sul pallone,
E siamo al sesto di questo primo tempo. Ricordiamo che questo è un match offerto per Teleregione Toscana dalla vetrina dei dilettanti, con Fabrizio Giannone in regia e Lorenzo Agostini in telecronaca. Rinvio che casca ancora una volta laddove c'era Consonni a toccare col pallone, poi attenzione perché la palla era arrivata dalle parti di D'Urso, atterrato, calcio di punizione ancora una volta per la Baldaccio Bruni. Adesso sul pallone si allontana D'Urso, vediamo chi va, dovrebbe andare Andreolo, infatti è così. Accanto ad Andreolo c'è anche Quadroni, due in barriera per il Roselle, ovviamente c'è però quel classico blocco al limite dell'area di rigore. Dovrebbe andare sul pallone Quadroni perché è lui che va a caricare il destro, morbido, tagliato, deve spazzare la difesa del Roselle e poi prolungare la traiettoria fuori dall'area di rigore, fuori pericolo. Prova adesso ancora una volta il Roselle a giostrare, ottimo lo scambio tra Nieto e Ferrari, ancora Ferrari prova il cross proprio per Nieto che l'aggancia in bellissimo stile. Francesco Nieto aveva fatto una gran cosa, poi la chiusura da parte della Baldaccio Bruni, calcio d'angolo per i Roselle, si fanno vedere adesso anche i grossetani, calcio d'angolo con Sonny su questo pallone, però come vedete quando riparte il Roselle fa veramente male, specialmente quando a ripartire è Francesco Nieto. Adesso sul pallone con Sonny, chiama forse uno schema, il pallone è sul primo palo, deve uscire il portiere della Baldaccio, poi c'è questo colpo in rovescio, diciamo così, la volée che però non arriva a destinazione. Rivio dal fondo per la Baldaccio Bruni. Roselle che oggi gioca con una maglia particolare, infatti non è quella classica che vediamo in campionato, è una maglia che è personalizzata apposta per la finale di Coppa Italia di eccellenza. Su questa maglia capeggia il logo dell'AMEC, che è l'associazione malattie metaboliche e congenite, e tra l'altro questa maglia, a fine di questa partita le maglie dei giocatori del Roselle andranno all'asta e ovviamente avranno la prelazione, il diritto di prelazione ai giocatori del Roselle per poterla portare a casa. Il ricavato andrà proprio in favore dell'AMEC. Adesso quindi bella iniziativa ancora per il Roselle, che in questo momento gestisce con il suo uomo simbolo Consonni, si appoggia all'indietro alla parte della centrale, tocco poi ancora centralmente, prova a stroncare il gioco la Baldaccio, ancora però sul pallone Ferrari poi allarga dalle parti di Faenzi, l'ultimo a toccare è un giocatore della Baldaccio Bruni, quindi rimessa con le mani ancora una volta per i grossetani. Rimessa che arriva a corta, quindi ancora una volta una rimessa con le mani per il Roselle. Bartalucci, pallone centrale, pallone adesso che va dalle parti di Faenzi, quindi Bartalucci, il cross nel mezzo, non ci arriva Nieto, c'è però il mancino rimpallato, la palla è sempre in favore dei grossetani, poi prova ad uscire la squadra di Anghiari, il pallone adesso è per Nieto al quale viene però strappato. E quindi nulla da fare, ancora però un mezzo brivido per la difesa della Baldaccio Bruni, che deve stare molto molto attenta quando il Roselle prova a costruire. Rinvio dal fondo con Giovagnoli, lunghissimo il rinvio del portiere, ci diceva prima anche il direttore sportivo della Baldaccio Bruni, finché Giovagnoli sarà tra i pali, ovviamente anche un giovane portiere della Baldaccio Bruni avrà ovviamente, oltre ad avere un grande esperto, un grande maestro, anche come altro lato della medaglia difficoltà per trovare spazio, perché ovviamente Giovagnoli è un leader indiscusso tra i pali. Rimessa con le mani adesso per la Baldaccio Bruni ancora una volta, questa volta con Minocci, si fa vedere Bindi, però Minocci aspetta a servirlo e preferisce Quadroni, ancora Minocci questa volta per Bindi, pallone però recuperato da parte del Roselle, un disimpegno poi non proprio da manuale del calcio, alla fine batti e ribatti, però c'è un giocatore del Roselle a terra, quindi gioco fermo quando siamo giunti all'undicesimo, 0-0 tra Roselle e Baldaccio Bruni. Tanto entrano i sanitari ovviamente. Vediamo, c'è stata una contusione in
in un gioco aereo dovrebbe essere il giocatore a terra, se non sbaglio Mesinovic. Giocatore, anzi no, Mesinovic è in piedi, allora è Ciolli, probabilmente Ciolli, sì. Non è Mesinovic che è in piedi, il giocatore della Bosnia Erzegovina. Si rialza il giocatore del Roselli, adesso c'è ancora un po' di... Vai domenica, avanti. Intanto questa finale, quella che si sta giocando in questo momento tra Roselle e Baldaccio Bruni, è la seconda finale al Bozzi in pochi anni per il Roselle, che aveva già giocato ad aprile 2015 la finale di Coppa Toscana di prima categoria, vinta in finale contro il Cortona. Fu un gol di Raito nel secondo tempo a decidere quella partita. Non è stato della stessa sorte invece la Baldaccio Bruni, che nel 2013 ha sì avuto una bella opportunità per portare a casa un trofeo alla finale contro il San Donato Tavarnelle nel neutro di Sinalunga il 9 gennaio del 2013, 0-0 il parziale. Attenzione a questa botta, la Baldaccio Bruni in vantaggio, la Baldaccio Bruni in vantaggio con il gol fulmine a ciel sereno al 13esimo. Ha segnato la squadra di Anghiari proprio mentre stavamo ricordando un evento che non fu proprio propizio alla squadra della Baldaccio Bruni. La sblocca il numero 9 della Baldaccio Bruni, Terzi, il bomber dei verdi di Anghiari. 1-0 Baldaccio Bruni al 13esimo, un fulmine a ciel sereno, la prima opportunità, arriva il gol della Baldaccio Bruni, 1-0, e adesso tutto in salita per il Roselle. Inizia bene per la Baldaccio Bruni, avevamo detto ovviamente la squadra più favorita era il Roselle, smentisce come da pronostico per le finali tutto la Baldaccio Bruni in questo momento con il gol di Terzi, 1-0. Era veramente un fulmine a ciel sereno, perché in questi primi 13 minuti si era visto poco o niente. Alla prima vera occasione, la botta senza pensarci due volte sul lob morbido, arriva questa palla rimbalzina e questo tiro di potenza pura, non può niente Cipolloni. 1-0 Baldaccio Bruni al minuto 13, e vedete come i verdi di Anghiari continuano ad attaccare, non vogliono certamente fermarsi qui. Adesso attenzione, perché prova a ripartire il Roselle, il lancio è per Nieto in mezzo a due difensori, c'è poi Giovagnoli in presa alta tranquilla, quindi nulla da fare per il numero 11 del Roselle. Un Roselle che forse sembra partito un po' con il freno a mano tirato. Adesso ancora Baldaccio Bruni in attacco, prova a ristabilire l'ordine la squadra del Roselle con questo brutto disimpegno in di Saloni con la Mancino. Mentre per finire il discorso che facevamo un po' prima del gol della Baldaccio Bruni, proprio i verdi di Anghiari nel 2013 persero ai rigori la finale sul neutro di Sinalunga contro il San Donato Tavarnelle, quindi, e l'anno scorso tra l'altro persero in semifinale, quindi sicuramente questa è un'occasione da non perdere per la Baldaccio Bruni, perché dopo esserci andato veramente vicino a questa competizione negli ultimi anni, oggi alla terza opportunità dopo una finale persa ed una semifinale persa contro la Larcianese, c'è sicuramente voglia di voler portare a casa qualcosa di concreto ad Anghiari. Adesso ancora Baldaccio Bruni con Poponcini, pallone nel mezzo, poi c'è la botta di Quadroni, rimpallata, quindi prova a ripartire adesso il Roselle, che però vedete fa fatica a ripartire, fa fatica a costruire qualcosa di importante con la Baldaccio Bruni che si chiude sempre molto bene, non lascia uno spazio neanche in ripartenza alla squadra del Roselle. Adesso Cipolloni prova a toccare centralmente, sbaglia però ancora una volta in costruzione Roselle, quindi vedete una Baldaccio Bruni che in questo momento sta veramente facendo padrona il proprio terreno di gioco qui al Bozzi delle Due Strade, teatro che ha visto ovviamente grandissime partite. Adesso è il campo di Porta Romana e Rondinella e lo stadio Gino Bozzi delle Due Strade. Adesso il rinvio lungo da parte di Angiolucci, pallone sul quale però non riesce
ad arrivare in maniera concreta D'Urso, e quindi si riparte ancora una volta con il Roselle che prova a giostrare, però come vedete non riesce ad andare oltre i 2-3 passaggi la squadra grossetana in questo momento. Sicuramente un periodo di gara non favorevole alla squadra del Roselle, capolista nel girone A del campionato di eccellenza. Rinvio lungo, ancora D'Urso a provare a tenere questo pallone, però ancora una volta c'è l'anticipo da parte dei difensori del Roselle, poi libera senza pensarci su Rosati, e quindi ancora rimessa con le mani per la Baldaccio Bruni. Tra l'altro il Roselle è il secondo migliore attacco del girone A di eccellenza, nonché la miglior difesa, quindi diciamo che è una squadra che nel proprio girone non è certo una squadra anonima, però è reduce della sconfitta nella prima partita del 2017 in casa del San Marco Avenza, 2-1 il finale, quindi diciamo che questa partita è anche un'occasione per riscattarsi da quella sconfitta, nonché un'occasione per poter portare a casa, oltre che la prima vittoria, il primo trofeo del 2017. Adesso ancora a rinviare lungo la Baldaccio Bruni, senza ovviamente pensarci su troppo, qui quando si gioca queste partite non c'è da pensare troppo. Adesso Giovagnoli, adesso va al rinvio ovviamente il portiere della Baldaccio Bruni, rinvio lunghissimo, batte ribatti, alla fine prova ancora una volta sempre lui con Sonia a tenere questo pallone. Eccolo qua il numero 10 che prova ad allargare, però non ci riesce, vedete come chiude ogni spazio la Baldaccio. Attenzione perché si fa vedere sulla corsa Andreolo, anticipato, quindi può ripartire il Roselle, non batte ribatti, si gioca in maniera abbastanza confusionale in questo momento. Adesso prova a gestire il Roselle con la palla dalle parti di Ferrari. Ferrari è in mezzo a due, deve appoggiarsi, quindi il cross nel mezzo, attenzione alla palla per Nieto, scortato benissimo dalla difesa della Baldaccio, con Giovagnoli che poi va a prendersi questo pallone. Eccolo qui Giovagnoli, il rinvio lungo. Adesso prova Ciolli a tenere questa palla, il pallone per Ferrari, quindi ancora Ciolli, questa volta dalle parti di Faenzi. Si fa vedere sulla fascia Cipolloni, Faenzi prova la via centrale con ancora una volta Ferrari. L'ultimo a toccare però è proprio il numero 7 del Roselle, e quindi rinvio dal fondo, nulla di più. Ancora Giovagnoli dunque a prendersi questo pallone e andare al rinvio. Tra l'altro una curiosità, il Roselle è anche l'unica squadra del proprio girone ad avere la media inglese in attivo, quella classica media inglese di cui si parla, no? Quella che se l'hai in attivo sei di sicuro una squadra di alta classifica. Ebbene, l'unica squadra ad avere il più uno in media inglese nel girone A di eccellenza è proprio il Roselle. Adesso uno contro uno tra Consonni e Bindi, alla meglio il numero 7 della Baldaccio Bruni. Consonni commette fallo, quindi calcio di punizione, Angiolucci su questo pallone, classe 93, il numero 4 della Baldaccio. Ora va al rinvio, siamo al 20° del primo tempo, 1-0 Baldaccio fino a questo momento. Pallone nel mezzo per D'Urso, attenzione perché c'è questo tiro cross che stava per cogliere proprio Terzi, Terzi che per ora è l'autore del gol partita. Adesso Minocci con le mani, pallone per D'Urso, D'Urso è un po' il caposaldo dell'attacco della Baldaccio Bruni, infatti tutti i palloni lunghi arrivano proprio al numero 11 della Baldaccio Bruni, un po' come succede anche in campionato. Adesso attenzione, brutto intervento qui di Saloni, di Andreolo nei confronti di Faenzi, pallone già battuto, attenzione Nieto deve lottare, il numero 11 casca a terra, reclama un fallo ma nulla da fare. Ovviamente qui sembrava che il numero 11 del
ovviamente non siamo lì, quindi non possiamo giudicare con certezza, però a vederla dalla tribuna Nieto sembra un po' avere almeno lasciarsi cascare, quindi diciamo un po' infischiabile, se anche ci fosse stato il contatto, il calcio di rigore da parte dell'arbitro. Eccolo qua Giovagnoli, il rinvio lungo ancora una volta, però la palla è presa da parte dei giocatori della Roselle. Ancora una volta Faenzi scambia con Saloni, poi la palla arriva a Ferrari, o meglio stava per arrivare, perché poi arriva il rinvio alla Viva il Parroco, come si dice, direttamente in tribuna. E quindi Bartalucci ancora una volta per rimettere in gioco questa gara. È costretto a rincorrere i Roselle. Francesco Nieto su questo pallone, ancora lui fermato, anzi piuttosto inciampa sul pallone, quindi libera Guerri. D'Urso in mezzo a due, fa il brasiliano e guadagna fallo. Un lavoro davvero centravanti, quello del numero 11 della Baldaccio Bruni. Diciamo che nonostante abbia sulle spalle il numero 11, quello che sta facendo è un lavoro davvero e proprio numero 9. Adesso calcio di punizione con Ben, tutto il centrocampo, tutto l'attacco là su a cercare di prendere il pallone. Pallone che però è preda di Consonni. Qui rischia un po' in disimpegno la Baldaccio, che deve liberare con Guerri. Poi c'è uno spazio adesso per Minocci, attenzione perché può andare. Prova il cross dalla tre quarti, pallone che sfila, arriva Cipolloni senza problemi su questo pallone. Anche se Terzi, come avete visto, era sul secondo palo pronto a fare un po' il vero bomber di rapina. Cipolloni, rinvio lungo. Proprio sempre a pescare Nieto, questa volta però l'ultimo a toccare è Faenzi, che regala con questo stop non proprio ottimale. La rimessa con le mani ai verdi di Anghiari. Quindi Guerri tocca e poi riceve ancora una volta il pallone. Guerri, qui c'è un rimpallo con l'ottima pressione da parte di Faenzi, che è andato a dar fastidio al numero 3 della Baldaccio Bruni. Quindi conquista la palla il Roselle. L'intensità di gioco in questo momento non è certo altissima, anche se ricordiamo il parziale di 1-0 per la Baldaccio Bruni. D'Urso si appoggia, poi ancora Consonni, che quando c'è da spezzare il gioco c'è sempre. Faenzi e Consonni, è gioco da terra quello di Andreolo, e quindi calcio di punizione per il Roselle. Consonni sul pallone, Mancino vellutato il suo, proprio in area di rigore. Consonni che ora gioca da mediano, anche se in avvio di carriera giocava da seconda punta. Era un po'... attenzione, perché poi gesto di stisa di Consonni, ammonito. Ammonito, brutto il gesto di stisa del numero 10 del Roselle, che commette proprio una ingenuità. Da uno come lui non ci si aspetta una cosa del genere. Ammonito per una sciocchezza del genere. Ora forse fa anche un po' troppo fiscale l'arbitro, perché alla fine Consonni non aveva fatto nulla di grave. Però diciamo che, sapendo che di solito un gesto del genere è sanzionato con l'ammonizione, uno come Consonni in una partita come questa una cosa del genere poteva risparmiarsela. Dunque calcio di punizione per il Baldaccio Bruni, che in questo momento sembra avere un artiglio in più rispetto ai grossetani del Roselle. Pallone totalmente dall'altra parte del campo, anche totalmente fuori misura, non può arrivarci nessuno, quindi rimessa con le mani per il Roselle, che prova adesso un'ennesima volta a costruire qualcosa di buono. Roselle, ricordiamo, costretta ad inseguire in virtù del gol di Terzi al tredicesimo, e da quel momento è costretta ad inseguire con il minuto che fino che in questo momento è il 25esimo. D'Urso si gira in grande stile, il numero 11, che lavoro del numero 11 della Baldaccio Bruni, che poi lascia il pallone sulla fascia. C'è l'1-2 che non si concretizza con Quadroni. Comunque arriva ancora a possesso per la Baldaccio Bruni. Bellissimo, bellissimo lo scambio tra D'Urso e Quadroni, ma soprattutto bello il modo in cui il numero 11 della Baldaccio Bruni si era girato per creare spazio. Adesso Bindi tiene questo pallone, poi lo recapita dalle parti di Andreolo, che se lo vede piovere all'improvviso non riesce ad avere il tempismo per agganciarlo.
Ancora Baldaccio, rimessa con le mani per i verdi. Che ovviamente, come vedete, non hanno alcuna intenzione di velocizzare la manovra. Pallone qui regalato a Roselle, brutto lo scambio, quindi rimessa lunga, sempre a cercare Nieto, però questa volta ancora una volta Angiolucci al volo la mette fuori. Ancora Roselle, pallone lungo, l'ultimo a toccare questa volta però dovrebbe essere stato Nieto, e quindi nulla da fare, rimessa con le mani per la Baldaccio Bruni. Tanto il gioco si ferma un'altra volta perché c'è un giocatore della Baldaccio a terra, allora noi ne approfittiamo per ricordare un po' alcuni degli sponsor di questo messaggio pubblicitario: Edilfox Costruzioni, Banca Tema, Caffè Sol, Ilco, Industria Lavorazione Carni Ovine, e poi CR Service, recupero e gestione del crollo, della crollo a 360 gradi. Queste sono ovviamente un piccolo spazio di messaggio pubblicitario, e ovviamente dobbiamo anche ricordare, e non ce ne possiamo neanche dimenticare, l'associazione malattie metaboliche congenite, ovvero l'AMMEC, che è questa associazione molto importante che combatte appunto le malattie metaboliche congenite, un'associazione che lotta al fianco di chi magari sta peggio di noi. Adesso lancio lungo da parte del Roselle, riprende il gioco, siamo quasi alla mezz'ora della partita, il parziale 1-0 Baldaccio Bruni con questo gioco di gambe da parte di D'Urso. Terzi si appoggia dalle parti di Guerri, poi ancora il pallone per Terzi che subisce fallo, calcio di punizione per il Roselle. Roselle che oggi non ha a disposizione un elemento squalificato, uno squalificato per parte anche per la Baldaccio Bruni, quindi diciamo che le qualità in campo sono più o meno ristabilite. Adesso calcio di punizione per la Baldaccio Bruni sul pallone Quadroni, il destro tagliato però troppo sul portiere, quindi Cipolloni, attenzione perché c'è anche un bisticcio un po' tra Terzi e un difensore del Roselle, in particolare Mesinovic, classe 97, lo abbiamo ricordato anche prima. Terzi che tra l'altro, nonostante il gol effettuato, ha una testa abbastanza calda, almeno sembra in questi primi minuti oggi, visto che non è la prima volta che si prende a male parole con qualche avversario. Sicuramente un grande carisma per il numero 9 della Baldaccio Bruni, ma anche ovviamente un carattere abbastanza fumoso, come si dice. Adesso ancora il Roselle con questo cross nel mezzo, direttamente sul fondo, l'aspettava in mezzo all'area di rigore Francesco Nieto. Due squadre, quelle di Roselle e Baldaccio Bruni, che arrivano a questa finale dopo aver eliminato davvero grandi avversari, e il Roselle che ha iniziato il suo percorso sul campo del Piombino pareggiando 1-1 all'andata e poi vincendo 2-1 al ritorno. Poi il Roselle ha battuto il San Gimignano, la Larcianese e il Seravezza, squadra che fino a quel momento si era fatta vedere in gran forma, la squadra di Seravezza. Attenzione a questo cross da parte della Baldaccio Bruni. Baldaccio Bruni che invece ha eliminato Castiglionese, Chiusi, Aquila Montevarchi, capolista del girone B, tra l'altro dell'Eccellenza, e l'Astrigiana, una Coppa Italia Eccellenza che quest'anno tra l'altro ha avuto mai come quest'anno grandissime partite da ricordare. Subito al primo turno il derby di Lastra Signa tra Signa e l'Astrigiana, nel doppio confronto Signa l'Astrigiana, sono passati i biancorossi della Lastrigiana che poi appunto è stata eliminata
in semifinale proprio dalla Baldaccio Bruni. Quindi davvero una bella, un bel tabellone quello che si è visto quest'anno in questa Coppa Italia di Eccellenza, che oggi è al suo atto conclusivo per quanto riguarda la fase toscana, la fase regionale, e pone di fronte Roselle e Baldaccio Bruni. Tra l'altro, come abbiamo ricordato, la Baldaccio Bruni ha eliminato la capolista del proprio girone, l'Aquila Montevarchi, con cui tra l'altro ha pareggiato nella prima partita del 2017 in trasferta a Montevarchi, quindi possiamo dire che l'Aquila Montevarchi è... Attenzione qui, perché c'è stato questo gioco di gambe da parte di Bindi, poi atterrato, forse c'era stato un contatto, nulla da fare adesso, perché poi va a ripartire Nieto. Giovagnoni recupera questo pallone, dicevamo, Aquila Montevarchi, che è un po' per l'Aquila Montevarchi, la Baldaccio Bruni è un po' la bestia nera. Rinvio lungo, ancora una volta Mesinovic a lasciare libero il pallone, poi spazza senza problemi Saloni, il pallone non riesce poi a stopparlo Faenzi, rimessa con le mani adesso per la Baldaccio Bruni. Ricordiamo una cosa importante, che in caso di ipotetico pareggio si andrebbe fino al 120esimo e poi ai calci di rigore, diversamente da quanto è stato fatto invece negli scontri diretti di questa competizione fino a questo momento, visto che di solito in caso di pareggio al 90esimo passava la squadra in trasferta, invece oggi non è così. Oggi si gioca fino alla fine, fino all'ultimo sangue. Bartalucci nel mezzo, la palla che adesso viene spizzata per Ferrari. Giovagnoli ancora una volta fa un gran lavoro con tempismo, scortato dal proprio capitano. Quindi Giovagnoli adesso va al rinvio lungo. Siamo entrati nel 33esimo del primo tempo. Su Teleregione Toscana il parziale di 1-0 per la Baldaccio Bruni, decide Terzi. Minocci va al rinvio, poi D'Urso, quindi ancora un pallone aereo, deve stopparlo Faenzi per far ripartire l'azione del Roselle. Il tacco da parte di Raito, che tra l'altro è il giocatore che ha siglato il gol che nel 2015 ha dato la vittoria della Coppa Italia di prima categoria a Roselle. Adesso prova a ripartire proprio il Roselle, pallone sul quale però non arriva Consonni, o meglio Consonni si incespica. Adesso prova adesso la Baldaccio Bruni con il proprio capitano, il numero 6 Rosati, classe 88. Allarga, poi va al rinvio. Adesso c'è un batti e ribatti, alla fine l'ultimo a toccare è un giocatore della Baldaccio Bruni in virtù del rinvio, quindi rimessa con le mani per il Roselle. Siamo negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo, salvo recupero, e poi andremo un attimo a riposarci per vivere gli ultimi 45 minuti di Coppa Italia Eccellenza e soprattutto di questa grande partita. Adesso il pallone sulla fascia, si fa vedere centralmente Saloni che restituisce il pallone, poi centralmente dalle parti di Nieto. Nieto carica il destro, Nieto fa una gran cosa, Giovagnoli a terra. Però vedete, quando un giocatore di un'altra categoria carica la botta si vede già che il pallone arriverà in porta, visto che c'è sempre quella coordinazione degna di nota, diciamo. Adesso rinvio lungo, pallone fuori, approfittiamo per un altro piccolo messaggio pubblicitario. Scavolini Martini Grosseto, Tecno 3 servizi pulizie, Tecno Service, Agenzia Generali Grosseto, agente Maurizio Marracini. Un piccolo messaggio pubblicitario che ovviamente è qui su Teleregione Toscana. Attenzione a questo intervento che costa il giallo ad Andreolo. E adesso deve arrivare anche
i sanitari per la seconda volta per il Roselle. Due squadre, Roselle e Baldaccio Bruni, che sono tra l'altro due società storiche nel panorama sì toscano ma anche nazionale. Roselle 1912, come si vede nel suo nome completo, è nata appunto, è di quegli anni lì, 1912, quindi una squadra molto molto importante, mentre la Baldaccio Bruni addirittura per quanto riguarda la società è nata nel 1899, quindi sicuramente una delle prime società sportive addirittura in Italia, se si pensa che la società calcistica in attività per ora più antica d'Italia è il Genoa, che è nato nel 1893, e la Baldaccio Bruni del 1899. Si può vedere che la Baldaccio è sicuramente una squadra storica, però c'è da dire che il settore calcio ad Anghiari è arrivato solo più tardi, nel 1929. Infatti prima la Baldaccio Bruni era una società di ginnastica e tamburello, quello sport che ormai non c'è quasi più, però diciamo che prima in quegli anni era molto praticato, e ad Anghiari venne appunto eseguito con la Baldaccio Bruni. Tra l'altro la Baldaccio Bruni di Anghiari è stata creata proprio nel 1899 da 13 ragazzi, e uno di quei 13 ragazzi è il nonno dell'attuale presidente della Baldaccio Bruni, quindi anche belle storie di parentela, diciamo, ad Anghiari, che adesso gestisce il pallone. C'è il cross rimpallato, quindi prova a rimetterlo nel mezzo ancora una volta Rosati, batti e ribatti, alla fine prova ad uscire il Roselle, c'è ancora una volta Ferrari fermato però, quindi Faenzi non rischia, preferisce per Bartalucci, cambia totalmente gioco ma prende D'Urso, quindi palla regalata alla Baldaccio, attenzione perché può essere un'occasione importante, 3 contro 4, sale adesso tutta la Baldaccio con D'Urso che fa partire questo tiro tagliato, sporcato anche, quindi Cipollone ha avuto meno difficoltà per andare alla parata. Quando siamo al 39esimo aveva sui piedi l'opportunità per mettere una grossa pietra sulla partita D'Urso. Adesso Giovagnoli su questo pallone. Comunque c'è da dire una cosa, che la Baldaccio Bruni fino a questo momento, nonostante il grande tasso tecnico del Roselle, ha rischiato poco o nulla. Sono veramente stati bravissimi in difesa i verdi di Anghiari fino a questo momento, e anche nel costruire, perché per ora le occasioni più importanti sono state da parte della Baldaccio Bruni. Se tutto arriva così al termine dei primi 45 minuti, sicuramente mister De Masi dovrà dare una grande strigliata ai suoi, perché il Roselle in questo momento non è certo il Roselle del campionato che abbiamo visto più volte in questa stagione. Adesso ancora una volta la squadra grossetana che prova a giostrarla con Bartalucci. Bartalucci va al rinvio lungo per Ranieto, attenzione perché c'è l'errore da parte di Poponcini, lo aggiusta il suo compagno di squadra Guerri. Andreolo, deve stare attento Andreolo perché è già ammonito. Ancora rimessa con le mani. Ancora Guerri su questo pallone. Classe 97 Guerri in panchina. C'è un altro Guerri con il numero 12, secondo portiere, che però è di un anno più giovane, è classe 98. Poponcini tocca dalle parti di Angiolucci, Angiolucci che poi va al rinvio più lungo che può, rimessa con le mani ancora una volta per il Roselle. C'è da dire che in questi primi 40 minuti non si è vista una grandissima partita, c'è da dire la verità, anche se è così, di solito quando si gioca qualcosa di importante ne va un po' a discapito proprio il tasso tecnico, più che il tasso tecnico però lo spettacolo. Terzi fermato, e qui vedete il gesto di stizza da parte di D'Urso, che aveva fatto una gran cosa nell'appoggiare il pallone e nel darlo al numero 9. D'Urso che sta facendo veramente un grandissimo lavoro di sponda, e non mi stupirei se il collega di Calcio Più Fredianelli lo mettesse tra i migliori in campo a fine partita.
Adesso calcio di punizione per il Roselle. Quando siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. Rinvio lungo, sempre dalle parti di Ferrari, anticipato per ancora una volta. Vedete come non si riesca mai, per quanto riguarda il Roselle, a trovare il bandolo della matassa. Sempre possesso palla fino a se stesso, anzi mai poi così eccezionale, perché come vedete la Valdaccio Bruni fa veramente un grand pressing e quindi diventa difficile poi giostrare il pallone e creare qualcosa di buono. Adesso ancora una volta prova il Roselle a ripartire sempre dalla propria metà campo. Faenzi per Consonni. Poi c'è da dire che il Roselle si ostina un po' troppo a cercare la giocata per vie centrali, quando a volte potrebbe sfruttare un po' di più le fasce. Non si è ancora visto una cross dal fondo del Roselle. Adesso Saloni va al tocco, l'ultimo a toccare è un giocatore della Valdaccio Brunia, quindi ancora una volta il Roselle, mentre vedete il bandierone che capeggia con i colori bianco e verdi degli ultras della Valdaccio Bruni. Qui attenzione, qui reclamano un tocco di mano i giocatori del Roselle, nulla di che però, quindi ancora comunque possesso per i grossetani di mister Michele De Masi. Pallone nel mezzo per Saloni era in mezzo a tre. Ancora Valdaccio Bruni, adesso c'è il lancio per Durso è in mezzo a due, fa fatica il numero 11, ovviamente non ha problemi il Roselle a chiudere questo spazio e poi a rinviare lungo. Adesso è Faenzi a provare il pallone, però vedete non è assistito dai compagni, quindi il numero 9 fa fatica a trovare un varco, riesce comunque a guadagnare la rimessa con le mani. Si fa vedere con Sonny, pallone che invece non arriva dalle sue parti, bensì arriva dalle parti di Ferrari, che fa partire il cross è per Nieto, che si deve girare, palla sempre lì, batte arrivata in area di rigore, al limite anzi dell'area di rigore. Con Sonny poi preferisce trovare uno spazio sulla sinistra, c'è la botta da parte di Saloni, rimpallata, non c'è veramente un varco, quindi prova ancora una volta a giostrare male, questa volta a dire la verità il Roselle. Poi con Sonny blocca un attimo la manovra della Baldaccio Bruni, che però non si ferma, c'è Durso sulla fascia, si fa vedere terzi, Durso preferisce invece trovare la via centrale, poi c'è la botta con il mancino di Bindi sul quale si distende Cipolloni. Un minuto al termine di questo primo tempo, 1-0 Baldaccio Bruni con gol di Terzi. Fino a questo momento, se dovesse finire così, Terzi sarebbe veramente il nuovo re di Anghiari. Anche se ovviamente la partita è molto molto lunga, qui Durso non riesce a stopparla a dovere, quindi rimessa con le mani per il Roselle, che come abbiamo detto anche prima dovrà sicuramente cambiare passo nella ripresa, perché se vuole portare a casa questa vittoria o almeno portarla al 120esimo questa partita, dovrà sicuramente provare un'altra strada, perché così la Valdaccio Bruni è nettamente favorita per quanto si è visto in questi primi 45 minuti di gioco. Calcio di punizione, intanto sono 3 minuti da recuperare dettati dal direttore di gara Jacobellis di Pisa. Qui c'è il tacco aereo un po' alla Ibrahimovic, il pallone che è lì in area di rigore con Terzi, che poi alla fine però commette fallo, perché a proposito di Ibrahimovic è arrivato un calcio in faccia direttamente a Bartalucci, che è rimasto a terra. Per fortuna però Bartalucci non ha avuto gravi conseguenze, perché si rialza senza problemi. Infatti, come abbiamo appena detto, sono 3 minuti da recuperare e qui vedete Jacobellis fa ribattere questo calcio di punizione. Jacobellis, che tra l'altro è un arbitro molto considerato in federazione, perché gli vengono affidate spesso belle partite. Attenzione a questo errore sul quale Giovagnoli fa una paratona, perché qui Angiolucci stava per combinare la frittata del primo tempo, la frittata del secolo. Qui sentite anche i tifosi della Valdaccio Bruni che incitano il portiere
di Anghiari e la propria squadra. Calcio d'angolo per il Roselle, pallone nel mezzo, che cosa stava per combinare Angiolucci? E qui il gioco è fermo con Giovagnoli, che ha fatto una grandissima cosa al minuto 45 di gioco su questa occasione. Veramente Angiolucci stava per combinarla, non dico grossa, di più. Attenzione a questa ripartenza, l'ennesima da parte della Baldaccio Bruni. Questa volta c'è la velocità da parte di Quadroni, che prova a lasciare l'avversario sul tempo, con Guerri che però invece riesce a non farsi bruciare. Quindi rimessa con le mani, che viene però affidata, vediamo un po', perché Minocci lascia l'incombenza a Poponcini. Sì, Poponcini va alla rimessa con le mani, mentre siamo al 47esimo, quindi tra 60 secondi finirà tutto, o meglio finiranno i primi 45 minuti. Calcio d'angolo, ancora un gran lavoro di D'Urso in protezione del pallone. Calcio d'angolo per la Baldaccio con Quadroni sul pallone. Si fa vedere sul secondo palo, attenzione, proprio Poponcini. Pallone sul quale poi che arriva sul fondo, perché scivola sfortunatissimo qua il giocatore della Baldaccio Bruni, che è scivolato su questo pallone. Si trattava, e qui il campo forse lo ha tradito, anzi sicuramente ha tradito il giocatore della Baldaccio. Attenzione, perché c'è un'occasione per il Roselle. Nieto fuori, colpisce male. E qui cala il sipario sul primo tempo. Roselle 0, Baldaccio Bruni 1 in questi primi 45 minuti della finale di Coppa Italia di Eccellenza. Lorenzo Agostini vi dà l'appuntamento a tra pochissimo per Teleregione Toscana. Le riprese sono di Fabrizio Giannoni. A tra poco per Roselle, Baldaccio Bruni. Pallone che viene però anticipato sul più bello, fuori, in out, calcio d'angolo ancora per la Baldaccio Bruni. Vediamo un po', ancora un tocco corto, questa volta è Bindi a riceverlo. C'è il cross, anzi no, il pallone che viene crossato in questo momento, poi però c'è un fallo in attacco, lo commette spingendo proprio Poponcini, che evidentemente ha un po' spinto, spintonato, forse anche tirato un colpo ad un avversario del Roselle, almeno questo è quanto ravvisato. E quindi fallo in attacco, tutto rovinato quanto di buono costruito dalla Baldaccio Bruni in questo frangente. Si riparte con il rinvio lungo da parte proprio dei grossetani del Roselle, e quindi adesso dovrebbe essere rinvio dal fondo, o meglio calcio di punizione dal fondo. Intanto era stato segnalato prima la presenza per quanto riguarda il Roselle, da verificare sia chiaro, però comunque mi era stata segnalata la presenza dell'assessore allo sport di Grosseto, Fabrizio Rossi. Ora magari, se ci sarà possibile, riusciremo anche a strappare qualche dichiarazione, se effettivamente è qui presente alle due strade. Comunque rimessa con le mani per la Baldaccio Bruni in questo momento. Minocci, pallone centrale, poi riesce a recuperare adesso il Roselle. Pallone per Consonni, anticipato ancora una volta, osservato speciale il numero 10 del Roselle. Ovviamente Consonni, anche lui ha un passato molto particolare, cresciuto nelle giovanili della Juventus addirittura. Ha giocato poi nel Fiorenzuola, nel Rimini, nella Pistoiese, in Cosenza. Ha esordito. Ha tra l'altro anche giocato poi nella Spal, nel Napoli. Nel Napoli ha avuto come compagni Ignazio Abate, Fontana, insomma Calaiò, grandi compagni di squadra e specialmente anche grandi allenatori, perché lo allenò a Max Allegri alla Spal, lo stesso Max Allegri che poi lo volle al Grosseto qualche anno dopo.
quindi c'è anche un rapporto di fiducia con i vertici del calcio, diciamo, per questo giocatore, il numero 10, Luigi Consonni, che, come abbiamo ricordato anche nel primo tempo, all'inizio della carriera giocava più avanzato come seconda punta, poi col tempo è retrocesso come mediano, comunque è sempre un ottimo mancino, lo abbiamo visto anche col calcio di punizione di poco fa, di inizio secondo tempo, nel quale ha gelato un portiere che non è certo arrivato tra i pali ora, Giovagnoli. Diciamo che uno come lui è certamente un gran portiere. Calcio di punizione adesso per la Baldaccio Bruni, che adesso proverà. Siamo alla mezz'ora di questa ripresa, quindi sicuramente siamo veramente agli sgoccioli di questo tempo regolamentare. Ricordiamo, se dovesse finire così, si andrebbe direttamente ai tempi supplementari e poi, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore. Calci di rigore che sono sempre l'apice della suspense. Qui prova D'Urso, Cipolloni, senza problemi. Anche se i calci di rigore spesso non premiano mai chi ha giocato meglio, perché, come si dice, come si suol dire, è una vera e propria lotteria. Quindi, tra l'altro, ai rigori, ricordiamo che i rigori furono fatali alla Baldaccio Bruni nel 2013 contro il San Donato Tavarnelle, quindi magari la Baldaccio spererebbe di non portare la partita ai rigori. Intanto è pronto il primo cambio della partita, esce Faenzi ed entra tra gli applausi Cosimi con il numero 15, rientra in campo tra gli applausi dopo un po' di latitanza, un classe 1987, anche lui ha un passato non anonimo. E vediamo, perché arriva, torna in campo proprio per provare a portare qualcosa di particolare, specialmente in una partita come questa. Gli lascia il posto tra gli applausi uno come Faenzi, che sicuramente oggi ha lasciato la firma con il gol. Cross nel mezzo, pallone arrivato senza problemi dalle parti di Giovagnoli. Ricordiamo la sequenza dei gol con il gol del vantaggio che è stato della Baldaccio Bruni con Terzi. Poi si è concluso così il primo tempo. Attenzione a questa occasione, libera l'area il Roselle. Nella ripresa è stato il pareggio per quanto riguarda proprio il Roselle con Faenzi. Poi è arrivato il gol del 2-1 con Bindi per la Baldaccio Bruni e poi il pareggio, che fino a questo momento è quello definitivo, di Consonni su calcio di punizione. E adesso vediamo cosa potrà fare Cosimi in campo con il numero 15. Sentite Consonni urla chi marcare, come marcare per questo calcio di punizione. Blocchi in area di rigore, la Baldaccio Bruni ha un'ottima opportunità da palla ferma, pallone che viene liberato non certo in maniera ottimale da Bartalucci, comunque in maniera efficace, e qui stava per toccare il primo pallone della gara proprio Cosimi, che non riesce però a tenere in campo questa palla. Quindi ancora possesso per la Baldaccio Bruni. Poponcini sul pallone, rimessa con le mani, Poponcini che un po' si lamenta perché non c'è nessuno da servire con le mani, deve andare al rinvio lungo, pallone che arriva in area di rigore, poi Consonni senza neanche guardare, rinvia lungo, c'è Nieto in mezzo alle maglie verdi, Nieto viene appoggiato proprio dal compagno che è Ferrari, Ferrari attende l'arrivo di Rosati, poi il dai e vai non è certamente il migliore, perché Rosati sbaglia le misure del passaggio nei confronti proprio di chi l'aveva suggerito il passaggio, Ferrari, quindi rinvia dal fondo con Giovagnoli che dunque va al rinvio. Siamo al 34esimo, quindi manca veramente poco al termine di questo match, o meglio al termine di questi 90 minuti. Se dovesse finire così, infatti, andremmo direttamente ai tempi supplementari, e forse è anche per questo che i due allenatori sono in questo momento parsimoniosi con i cambi. Attenzione a questo
questa progressione in area di rigore da parte di D'Urso, fermata sul più bello da Mesinovic, che va a chiudere il numero 11 del Roselle, della Valdaccio Bruni. Quest'anno nel libro tuo non ci va. Bindi non riesce a ricevere questa rimessa con le mani, quindi adesso è la Valdaccio Bruni con Angiolucci, che va al rinvio lunghissimo dalle parti di D'Urso, sempre lui, Mesinovic in fallo laterale. E adesso è la Valdaccio Bruni a fare la gara, così come sta succedendo da qualche minuto, con un Roselle che era partito nella ripresa a sprombattuto, ma poi si è un po' spenta la fiamma grossetana. Per ora la squadra di Anghiari sta facendo sicuramente meglio. D'Urso si appoggia, Poponcini fa partire il cross, è teso, attenzione a Saloni che stava per combinarla grossa con questo rinvio, calcio d'angolo. Quel lato del campo è Galeotto, perché nel primo tempo era stato invece il giocatore della Valdaccio Bruni, Angiolucci, a fare una cosa del genere. Giovagnoli era dovuto andare alla deviazione in tuffo. Calcio d'angolo adesso per la Valdaccio Bruni. Prima però di proseguire a batterlo, c'è un chiarimento tra Rosati ed un avversario. A fare da paciere l'arbitro Jacobellis di Pisa. Calcio d'angolo che sta per essere battuto, vediamo se la soluzione sarà corta oppure più lunga. Guardate quanti blocchi in area di rigore, sembra una lotta greco-romana all'interno del rettangolo piccolo. Pallone che arriva sul secondo palo, teso, bello, c'è lotta tra simmetrici, Ciolli contro Poponcini, alla meglio il numero 5 del Roselle. Intanto la panchina della Valdaccio Bruni è movimentata, perché sono parecchi i giocatori che si stanno scaldando. Da qualche minuto hanno intensificato il riscaldamento anche alcuni giocatori del Roselle, fino a qualche minuto fa non era così. Tra l'altro la Valdaccio Bruni deve ancora fare il suo primo cambio. Cipolloni va al rinvio con la visiera a becco, Cipolloni. Adesso rimessa con le mani, Rosati per sempre lui, numero 10 Consonni, che questa volta però non riesce a tenere il pallone in gioco, quindi Valdaccio Bruni in possesso del pallone, sta un po' cadendo diciamo di intensità questa partita, visto che forse ci eravamo abituati ai primi 10 minuti nel quale si segnava con una media di un gol ogni 120 secondi, poi però non è così, come ovviamente non è così nel calcio di solito. Qui Nieto prova il cross, la palla arriva a Saloni. Saloni allarga, sbaglia però il tocco, quindi rinvio della Valdaccio Bruni. Ancora la squadra di Anghiari in possesso del pallone. C'è un cambio però, è pronto con il numero 14 del Nero, esce Bartalucci. È il secondo cambio del Roselle. Ed esce dunque Bartalucci tra gli applausi, il numero 2 che è un classe 1998, lascia spazio ad un 97, quindi una quota sostituisce una quota, diciamo così. Ancora D'Urso, bravissimo ancora una volta il numero 11 che si gira nello stretto e riesce anche a guadagnare il fallo. Calcio di punizione per la Valdaccio ancora una volta. Sì, è vero. Valdaccio Bruni, squadra ovviamente storica sul panorama nazionale, come abbiamo ricordato anche prima. Parte adesso il calcio di punizione direttamente in area di rigore, sfila senza problemi e il nome Valdaccio Bruni è in onore, come ormai è risaputo, a Valdaccio d'Anghiari, un
grande personaggio del 1400, che tra l'altro è seppellito qui a Firenze, proprio nella Basilica di Santo Spirito. Quindi è anche una bella ricorrenza, un bel legame quello che lega Anghiari a Firenze, legato anche dalla famosa battaglia di Anghiari. Comunque, per non entrare troppo nello storico, diciamo che Baldaccio d'Anghiari, colui che, a cui è stata intitolata dunque la squadra della Baldaccio Bruni, è appunto seppellito proprio qui a Firenze. Ma torniamo in cronaca, perché Roselle sembra un po' in difficoltà in questo momento. Guardate con che eleganza Bindi va in scivolata a tenere lì in quei metri la squadra del Roselle, qui con Sonny la rinvia sempre fuori, quindi rimessa con le mani ancora per la Baldaccio Bruni. Il pallone spizzato da parte dei Quadroni, un po' a vuoto, quindi può ripartire senza problemi il Roselle, che può distendersi. Lancio sempre dalle parti di Consonni, il contro rilancio, poi Saloni recupera il pallone, anche perché gli è stato un po' regalato il pallone, e qui rumoreggia la squadra della Baldaccio Bruni per questo errore. Ottimo il tacco di Consonni, che favorisce la rimessa con le mani. Siamo entrati ormai da un minuto nel quarantesimo, quindi saranno 4 più eventuale recupero i minuti da recuperare al termine, da trascorrere, da far trascorrere, e poi ovviamente andremo a vedere quale sarà l'esito al termine dei 90 minuti. Per ora il parziale di 2-2 tra Roselle e Baldaccio Bruni. Ne approfittiamo per una breve pausa di messaggio pubblicitario. Edil Fox Costruzioni, Banca Tema, Caffè Sol, Ilco, Industria Lavorazione Carni Ovine. Intanto torniamo in cronaca, grazie anche alle riprese di Fabrizio Giannoni, che è l'occhio per quanto riguarda la vetrina dei dilettanti qui su Teleregione Toscana. È sempre lui che ci fa vedere le grandi partite, sono sempre io invece quelle che ve le racconto. Quindi attenzione, perché qui c'era, forse non si è visto in telecamera, però Raito era corso per andare a prendere questo pallone e stava per schiantarsi sulla recinzione che chiude, diciamo, il campo. Adesso gestisce palla ancora la Baldaccio Bruni, prova la progressione da parte dei Verdi. D'Urso ha sui piedi una delle ultime possibilità. D'Urso per Quadroni, Quadroni allarga, Terzi nel mezzo, spazza via la difesa del Roselle. Ancora un gran lavoro di Terzi, che recupera e poi la crossa nel mezzo, ancora una volta a spazzare via, ancora Terzi, impressionante il numero 9 col fisico, questa volta però commette fallo. E comunque Cipollone aveva deviato, ancora una volta distinto, però ancora una volta Terzi, prima va al cross, poi recupera il pallone col fisico, mandando praticamente alle stelle Cosimi, e poi va a recuperare ancora una volta il pallone, questa volta però commettendo fallo secondo l'arbitro, quindi rinvio dal fondo con Cipolloni, che va a battere questo calcio di punizione. Calcio di punizione che viene fischiato ancora una volta, questa volta a 50 metri più in là, esattamente a centrocampo. Bel regalo però questa volta da parte del Roselle, con la Baldaccio Bruni che ringrazia e prende il pallone, con Sonny che ha fatto un evidente gesto di stizza per questa occasione gettata direttamente alle ortiche. Siamo al 44esimo, 2-2 il parziale. D'Urso su questo pallone, ultima opportunità per la Baldaccio Bruni, con un Roselle che non si vede in attacco ormai da tempo. D'Urso scambia con Quadroni, qui però magari sbaglia alzando il pallone. Adesso Cosimi allarga, ottima la giostra di passaggi da parte del Roselle in questo momento. Saloni un po' a vuoto questo passaggio, quindi riesce comunque a recuperare la squadra grossetana, questa volta Rosati per sempre lui, Luigi Consonni, che salta l'uomo. Attenzione a Consonni, punta l'area di rigore, porta la palla sul destro, poi va centralmente. Qui però il pallone
è ben guardato da parte della difesa della Baldaccio Bruni. Riparte dunque il Roselle con Cipolloni, la stoppa, poi preferisce tenere questa sfera, fa salire un po' la squadra, anche se l'impressione è quella che le due squadre la vogliano portare, specialmente Roselle, ai supplementari, perché non sembra esserci ormai più il volere di volerla portare a termine al 90esimo. Adesso è Andreoli che recupera questo pallone, lo tocca adesso per Durso in mezzo a tre, riesce a liberarsi, bravissimo il numero 11 della Baldaccio Bruni, che poi riesce anche a guadagnare il calcio di punizione. Tra l'altro Terzi, colui che ha aperto le marcature in questo 2-2, aveva anche segnato nella ultima partita di campionato, ovvero la prima del 2016 contro la capolista Aquila Montevarchi, proprio a Montevarchi, gol di Terzi che però è stato annullato, probabilmente tra l'altro era regolare quel gol. Terzi che oggi invece ha segnato un gol regolarissimo, ovviamente convalidato, quello che ha aperto le marcature tra Roselle e Baldaccio Bruno. Ancora la squadra di Anghiari con Durso che entra in area, fa partire il mancino, Cipolloni c'è e blocca a terra. Intanto vediamo un po', Cipolloni aspetta per il rinvio, eccolo qua il rinvio lungo, pallone fuori, Cosimi va a rimettere la palla con le mani, poi Nieto, palla, scusate non era Nieto ma era Saloni, la palla è lunga, ancora Saloni, adesso si riparte con un calcio di punizione per la Baldaccio Bruni. Siamo veramente agli sgoccioli di questo secondo tempo, 2-2 il parziale tra Roselle e Baldaccio Bruni, pallone arrivato direttamente dalle parti di Cipolloni. Eccolo qua il portiere del Roselle, classe 79, che va al rinvio in questo momento. Anticipato Nieto, il pallone però una prolunga in qualche modo dalle parti di Ferrari. Finisce comunque qui, non c'è più tempo tra Roselle e Baldaccio Bruni, 2-2. Ci ritroviamo tra pochissimo perché sarà tempo di tempi supplementari. E dunque è tempo di tempi supplementari tra Roselle e Baldaccio Bruni. Si invertono le due squadre che adesso, così come nel secondo tempo, giocano con la Baldaccio Bruni che attacca da sinistra a destra e Roselle che attacca da destra a sinistra. C'è ancora molto sole, però sta calando ovviamente. E sono state introdotte adesso le luci artificiali sul boss delle due strade, quindi si giocheranno per altri due tempi da 15 minuti, stavo per dire da 45 ma meglio di no, quindi ancora due tempi da un quarto d'ora più ovviamente il recupero, che però di solito non è sostanziosissimo, e poi si vedrà se una delle due squadre avrà in mano la coppa oppure se bisognerà ricorrere alla lotteria dei rigori. Calcio di punizione per la Baldaccio Bruni dopo un minuto di questo tempo supplementare. Parte D'Urso, la botta era potente ma non precisa e quindi nulla da fare per la squadra di Anghiari. Si riparte dunque con il rinvio dal fondo ancora una volta di Cipolloni, l'ennesimo per il portiere del Roselle. Intanto ancora nessun cambio per la Baldaccio Bruni. Strana questa cosa, comunque
vediamo un po', perché le due squadre hanno nelle gambe sì 90 minuti, i 120 è un po' più difficile, anche perché ricordiamo che si è giocato già domenica, perché il campionato è ripreso di eccellenza, è ripreso domenica 8 gennaio, quindi diciamo che le due squadre hanno sulle gambe proprio la partita di domenica scorsa, e avere anche altre due ore praticamente sulle gambe non è certo molto buono per la forma fisica, non tanto la forma fisica in sé, ma per la forma fisica orientata alla vittoria di questa coppa, una competizione che sicuramente è voluta fortemente dalle due squadre. Adesso Minocci fa partire il cross nel mezzo, una Baldaccio Bruni che, nonostante abbia per ora gli stessi 11 effettivi che sono entrati fin dal minuto 1 della partita, sta facendo sempre molto di più rispetto al Roselle, che gioca prevalentemente di rimessa, preferisce aspettare e ripartire. Tra l'altro la Baldaccio Bruni spera, come abbiamo già detto, di non tornare ai calci di rigore, visto che proprio i calci di rigore perse nel 2013 la finale contro il San Donato Tavarnelle. Fu un palo in quel caso, un errore di Busuyok a negare la vittoria ai giocatori del San Donato, della Baldaccio Bruni. Busuyok che appunto colpì il palo, pallone per Durso. Poi c'è questo intervento un po' troppo fuori misura di Rosati, che poi dopo viene aggiustato fuori, perché comunque c'era Nieto a terra. Quindi Nieto a terra, noi approfittiamo per ricordare che questa è una partita ripresa da Teleregione Toscana, per Teleregione Toscana, dalla vetrina dei dilettanti, con Fabrizio Giannoni alla telecronaca, Lorenzo Agostini Fabrizio Giannoni alla regia, Lorenzo Agostini alla telecronaca. Fabrizio Giannoni, che come sapete è l'occhio di falco sui dilettanti, dalla Serie D alla terza categoria, ne ha fatte di tutti i colori Fabrizio Giannoni in questi anni, e da qualche tempo lo seguo in telecronaca. Adesso Cipolloni, va al rinvio il numero 1 del Roselle. Pallone lungo, arriva nessuno in maglia Roselle, quindi la Baldaccio Bruni può provare adesso a ridisporsi, anzi no, perché c'è questo lancio di Saloni che voleva essere forse un lob per qualcuno più che un tiro, anche se il pallone è arrivato direttamente a Giovagnoli. Questi primi 5 minuti supplementari sono corsi senza neanche mezzo brivido. Vediamo un po' se col proseguire del tempo potrà esserci qualcosa in più. Sicuramente le squadre saranno stanche adesso, visto che si gioca ormai da più di 90 minuti, quasi 100 minuti ormai. Adesso è Durso a lottare sono i pallone. Durso sembra che non abbia ancora smesso, ovviamente da quando è entrato in campo non ha ancora dato segni di cedimento. Il numero 11 della Baldaccio Bruni, veramente un giocatore da tenere d'occhio, un grande giocatore, se si pensa che è solo un classe 96, quindi 20 anni, quasi 21. Guardate. Adesso rimessa con le mani per la Baldaccio Bruni. Pallone proprio per Durso, che però questa volta viene anticipato, quindi Del Nero sul pallone. Eccolo qua, Del Nero, pallone lungo, quindi Nieto tiene la palla. Adesso è Consonni, sì, che però commette fallo, il numero 10 del Roselle, quindi nulla da fare, calcio di punizione ancora una volta per la Baldaccio Bruni. Quando siamo giunti al settimo, quindi a metà di questo primo tempo supplementare, il parziale è sempre 2-2 con
le due squadre che dopo i primi 10 minuti della ripresa non hanno più segnato l'exploit dei primi 10 minuti della ripresa. Adesso attenzione allo scambio Durso Bindi con il numero 11 della Valdaccia che non riesce a finalizzare il triangolo. Terzi sulla fascia, ancora una volta ci mette il fisico, poi vince il contrasto anche se c'è Mesinovic a chiudere e poi a toccare per il lancio in profondità. Si sblocca o non si sblocca? Ancora una volta però è Giovagnoli a rinviare lungo. Saloni non riesce a tenere il pallone in campo, quindi ancora una volta Valdaccio Bruno in possesso di questo pallone. Intanto finalmente è pronto il primo cambio per la Valdaccio Bruno, perché si sta levando la pettorina e la casacca, un elemento tra l'altro giovanissimo della Valdaccio Bruni. Dovrebbe essere il classe 98 Ricci, ora comunque vedremo meglio appena si avvicinerà al centro del campo. Qui Durso parte la botta, ripallata, infatti è proprio Ricci che si mette la casacca, vediamo un po' se intensifica il riscaldamento oppure proprio entrerà tra pochissimo. Numero 14, come abbiamo detto, classe 98 della Valdaccio Bruni, è pronto ad entrare tra gli abbracci della panchina. Intanto calcio d'angolo per la Valdaccio Bruni, pallone per Andreoli, quindi Quadroni, ottima la palla per Durso in area di rigore, Quadroni con la botta alta sopra la traversa, mani nei capelli per i componenti della panchina della Valdaccio Bruni, un fulmine a ciel sereno questo qua. Intanto eccolo qua il cambio al minuto 99, esce Minocci, entra Ricci, Ricci che darà manforte in posizione un po' più avanzata, esterno di centrocampo, viene posto a destra come esterno di centrocampo, quindi con ora vedremo, perché il posto di Minocci è stato preso adesso da Bindi. Sì, attenzione a questo intervento, Giovagnoli va a recuperare su questa palla. E quindi adesso sì, Bindi scala, va a fare il terzino e quindi al suo posto, diciamo, va proprio Ricci, anzi, anche se adesso Ricci è stato poi messo un po' più centrale, insomma, comunque a centrocampo Ricci. Adesso Quadroni, Bindi, palla lunga, rinvia adesso il Roselle, un batti e ribatti, attenzione a Cosimi che riesce a recuperare questo pallone, però non riesce a stare sulla valzata di Rosati. Adesso attenzione a un intervento brutto e si prende il cartellino giallo. Altra ammonizione. Quindi ammonito Del Nero, altra ammonizione per il Roselle. Siamo all'undicesimo del primo tempo supplementare con la Valdaccio che adesso prova il rinvio lungo dalle parti di Quadroni, anticipato, prova ad arrivarci Ricci che fa sfilare il pallone fuori, quindi Bindi sul pallone. Bindi, Quadroni, alla fine la palla è per sempre la Valdaccio Bruni con i verdi di Anghiari che vogliono provare a rifare la partita. Rosati, quindi Bindi, attenzione a Bindi che prova a salire, ottimo anche fortunato intervento di Bindi che comunque si porta sul fondo, il cross, Cipolloni blocca, però bravissimo ancora una volta Bindi
con la sua cavalcata, in un primo tempo fortunoso e fortunato grazie a un rimpallo favorevole, poi però si è portato sul fondo in grande stile e ha provato un ottimo stop, adesso un ottimo cross, adesso lo stop di Ricci, quindi adesso ancora Baldaccio Bruni con il cross nel mezzo, Terzi con Quadroni appostato in area di rigore, arriva l'intervento di Rosati, calcio d'angolo per la Valdaccio, sentite i cori per la squadra di Anghiari, angolo battuto in questo momento, Andreoli, palla per Rosati, alla fine deve essere a spazzare via lungo Bindi, quindi ancora Rosati, la sfera resta lì, Cosimi fa partire l'azione per il Roselli, attenzione al contropiede dei ragazzi grossetani, ancora Roselle, fermato Cosimi, attenzione, vediamo un po' perché c'è la rimessa con le mani che è per il Roselle, adesso ancora Cosimi, riceve il pallone, poi in area di rigore, nulla da fare, crolla in area di rigore, nulla da fare secondo l'arbitro, prova a ripartire adesso la Baldaccio Bruni con Ricci che però sbaglia il passaggio, quindi ancora un rinvio lungo, questa volta per D'Urso, bravo però ancora una volta Mesinovic in anticipo, poi Terzi prova a far salire la manovra, siamo agli sgoccioli di questo primo tempo supplementare. Adesso ancora Baldaccio Bruni. Siamo sul versante sinistro. Terzi fa partire il cross che arriva però sul fondo con un contatto da un parte di un giocatore del Roselle e quindi calcio d'angolo, guardate in quanti salgono per le palle lunghe, come detto anche prima, attenzione a Poponcini appostato sul secondo palo, lo marca Ciolli. Cross proprio per lui, Poponcini di testa anticipato da Cipolloni, c'era però un fallo in attacco e quindi si riparte con questo fallo in attacco, anche se siamo veramente alla fine, dovrebbe essere ormai, dovremmo entrare nel recupero, infatti è così, siamo nel recupero, un minuto di recupero e poi andremo a parti invertite per gli ultimi 15 minuti, anzi nemmeno quello, perché al quindicesimo esatto finisce il primo tempo supplementare, tra pochissimo andremo a vedere il secondo tempo supplementare, ultimi 15 minuti di Roselle Baldaccio Bruni e poi, se non verrà decretato un vincitore, tutto verrà affidato alla lotteria dei rigori. E dunque eccoci tornati per gli ultimi 15 minuti di partita, di questa partita infinita tra Roselle e Baldaccio Bruni, ultimi 15 minuti perché siamo nel secondo tempo supplementare con il parziale che è di 2-2. Adesso ancora il Roselle. Attenzione a Cosmi, pallone dentro. Recupera comunque il numero 15 del Roselle in area di rigore, palla per Del Nero, pallone sporcato e quindi il cross arriva direttamente tra le braccia di Giovagnoli che fa partire corta la manovra, c'è la cavalcata da parte di Bindi, Bindi suggerisce il passaggio per Andreoli che però si fa anticipare da un ottimo Ferrari, ancora Baldaccio Bruni comunque con Rosati che tocca per, anzi spara per D'Urso, D'Urso infatti lo guarda come dire ma che fai, pallone decisamente fuori misura, adesso ancora Angiolucci, ottima la palla dalle parti di Quadroni, c'è lo scambio, il triangolo che si concretizza, alla fine la rimessa con le mani però è per Roselle perché Quadroni non riesce a tenere in campo il pallone, è pronto il terzo cambio
per il Roselle. Entra Vento ed esce con Sonni. E questa può essere una mossa. Scusate, ora vediamo se entra. Entra Vento, sì, perché era stato segnalato l'ingresso del numero 15, però il numero 15 è Cosimi ed è già entrato, infatti è così. Entra Vento per il Roselle. Ed esce con Sonni. Ora questo cambio è un po' da interpretare in doppia chiave, perché sicuramente può dare Vento una buona mano per questi ultimi 15 minuti e anche per i rigori, però dall'altra parte un Consonni in caso di probabile a questo punto arrivo ai calci di rigore, Consonni poteva sicuramente dare una grossa mano dagli 11 metri visto il suo mancino vellutato. Intanto Nieto, intervento brutto e quindi Nieto viene ammonito, il numero 11 del Roselle. Non è dello stesso parere il giocatore grossetano. E adesso comunque calcio di punizione per la Baldaccio Bruni. Andreoli sul pallone, adesso guardiamo quale sarà la soluzione da parte del numero 8 del Baldaccio. Parte Andreoli, pallone tagliato con il destro in area di rigore, ma riesce a liberare senza problemi il Roselle. Attenzione perché c'è il contrattacco proprio da parte della squadra grossetana con Cosimi che prova a portarsi in area di rigore, fermato e quindi nulla da fare. Con Vento che era tra l'altro appostato proprio lì in area di rigore e poteva far male. Ancora Baldaccio con Andreoli sulla fascia, va a centrale per D'Urso. D'Urso è in mezzo a tre, non ha sbocchi e quindi deve fare tutto da solo. Poi va per, per Ricci, anticipato Vento, eccolo qua, anche lui anticipato proprio dal capitano della Baldaccio Bruni, Rosati, il quale prova a mettere in moto Terzi. Terzi però deve fare a spallate con la difesa della Roselle e quindi ancora una volta una palla sparata lunga con l'intervento di Poponcini in chiusura. Adesso c'è il tocco di Saloni, centrale, può provare la conclusione Nieto, ma non può provare un bel niente perché c'era già stata la segnalazione di posizione irregolare e quindi nulla da fare. Si riparte con il rinvio su calcio di punizione per la Baldaccio Bruni. Siamo al quinto di questo secondo tempo supplementare. Terzi fa partire la botta, rimpallata, poteva essere una ghiottissima opportunità perché Terzi quando fa partire queste botte di solito fa male. Ed era anche partita bene questa conclusione. Ancora D'Urso in mezzo a due, instancabile il numero 11, questa volta però perde la battaglia e quindi rimessa con le mani per il Roselle. Eccola, rimessa con le mani direttamente sui piedi di Guerri, che poi prova a far correre D'Urso. D'Urso che poteva forse restituirla a Guerri. Guerri comunque va a prendersi questo pallone regalandolo però in definitiva a Saloni. Saloni va al rinvio lungo sul quale però c'è Mesinovic in grande stile a chiudere. Quindi il cross nel mezzo, Terzi, Cipolloni. Che rischio per il Roselle con Terzi che era andato a spizzare su questo cross da parte di Bindi se non sbaglio, con l'ottima chiusura in tuffo da parte di Cipollone. Vento in mezzo a due, alla meglio Bindi, poi Vento torna proprio sul numero 7 e commette fallo
e quindi siamo sempre lì nella metà campo della Baldaccio Bruni. Mesinovic su questo pallone. Alla lunga, attenzione a questa botta con Cipolloni. Tornato ancora Quadroni, che aveva fatto una grandissima cosa. Eccolo qua il numero 10, il tocco per Andreoli che prova il cross nel mezzo, terzi di testa anticipato, prova a liberare Cosimi, è in difficoltà adesso il Roselle, prova però ad uscire con vento, non si intende con il numero 15 della propria squadra, ovvero proprio Cosimi, che comunque riesce a tenere questo pallone in campo e a giostrarlo. C'è il tocco per Nieto che viene però nettamente anticipato. Andreoli prova a far ripartire la manovra, palla per D'Urso, un po' troppo alto, scavalcato il numero 11 del Baldaccio Bruni, quindi ancora un rinvio, la palla che arriva dalle parti di Giovagnoli, il quale gioca subito corto per Mesinovic deve andare lungo, infatti fa così proprio per D'Urso che spizza, ottima la palla per Quadroni, non ci arriva il numero 10. Poi ingenuo qui D'Urso perché va a commettere un fallo forse non indispensabile. Ottavo minuto della ripresa di questi tempi supplementari, 2-2 il parziale. Se nei prossimi 7 minuti nessuna delle due squadre riuscirà a segnare, saranno calci di rigore. Rinvio da parte del Roselle, adesso ancora una volta un batti e ribatti aereo, poi vento. Sulla fascia, su di lui c'è come al solito Mesinovic che col tacco tiene il pallone in campo, però lo regala a Roselle e quindi può essere una buona opportunità con però il tiro di Cosimi che va dalle parti sempre dello stesso Giovagnoli che lo blocca e lo tiene per il rinvio, fa aspettare secondi preziosi il portiere della Baldaccio Bruni, va poi al rinvio lungo dove c'è però soltanto giocatore in maglia Roselle. Ancora terzi, Baldaccio Bruni in questo finale di partita, pallone centrale dalle parti sempre di Andreoli, motore del centrocampo della Baldaccio, pallone ad allargare dalle parti di Guerri, il cross fermato, ancora Guerri, Rosati fa partire il lob morbido dalle parti di nessuno, c'è comunque l'intervento ottimo da parte, se non sbaglio, di Quadroni, infatti così, però comunque non riesce a tenere il pallone in campo, quindi rinvio dal fondo per il Roselle e siamo al decimo di questo secondo tempo supplementare. Tra 5 minuti esatti più eventuale recupero sapremo qual è il destino di Roselle e Baldaccio Bruni, specialmente quale sarà la squadra vincitrice della Coppa Italia di eccellenza 2016-2017, a quale squadra dunque dovrà consegnare il testimone l'ultima vincente, che era l'Arcianese che proprio l'anno scorso eliminò in semifinale la Baldaccio Bruni, una competizione questa vinta anche da grandissime squadre, ricordo negli ultimi anni Fucecchio, Esperia Viareggio, San Donato, Barberino, Pisa, insomma ce ne sono tante, Ponzacco, San Gimignano. Chi vince questa competizione è una grande squadra, poco d'altro da aggiungere. Tanto si sta raffreddando il clima, Saloni per questa opportunità per quanto riguarda il Roselle, Saloni tocca corto, spreca di fatto l'opportunità e quindi può ripartire la Baldaccio Bruni. Saloni comunque riesce a recuperare e poi prova addirittura la conclusione maestosa, anche troppo, direttamente alta sopra la traversa, più rugbistica che calcistica. Siamo al dodicesimo della ripresa di questi tempi supplementari, 2-2 il parziale per il Roselle. Decidono la gara fino a questo momento Faenzi e Consonni, per la Baldaccio Bruni invece i gol sono in questo momento di Terzi e Bindi. Giovagnoli su questo rinvio, ancora la palla per D'Urso, attenzione adesso a questa avanzata, spazza via la difesa del Roselle con
un rischio non da poco quello di Poponcini, che stoppa il pallone mentre stava arrivando vento alle sue spalle, e non è un gioco di parole. Cross nel mezzo, arriva la rimessa con le mani, se non sbaglio non dovrebbe essere calcio d'angolo, infatti è così, rimessa con le mani lunghissima. Bindi a liberare, ancora una volta però il Roselle prova con questo altro affondo nel mezzo, questa volta è Mesinovic a liberare e poi perfeziona la Baldaccio Bruni il rinvio fuori dalla zona rossa, la zona calda del campo, rimessa con le mani per adesso il Roselle, anche se siamo veramente agli sgoccioli, agli ultimi scampoli di questa partita, manca anche il pallone, ne arrivano adesso due, ma di solito a calcio si gioca con un pallone solo, infatti uno viene rispedito al mittente, però vengono rispediti tutti e due. Sta succedendo qualcosa a livello veramente comico, vediamo adesso, si mettono d'accordo le due panchine, una delle due, ovvero quella del Roselle, recapita il pallone, rimessa con le mani adesso proprio per il Roselle, ricordiamo per la vetrina dei dilettanti Teleregione Toscana, Renzo Agostini in telecronaca mentre Fabrizio Giannoni è in regia. Cross nel mezzo, pallone ancora una volta liberato sempre da un inarrestabile Poponcini, poi la squadra di Anghiari riesce anche a guadagnare il fallo, calcio di punizione, quindi siamo forse all'ultima opportunità per la Baldaccio Bruni, con Giovagnoli che infatti incita tutti a salire, anche se con neanche troppa convinzione, visto che sembra ormai quasi il volere di entrambe le squadre quello di arrivare ai calci di rigore. Rinvio lungo di Giovagnoli, D'Urso la spizza, poi arriva Quadroni che fa partire il mancino, Murato, vento può ripartire, fermato con le cinture di sicurezza da parte di Guerri, che infatti viene ammonito, non può essere altrimenti, viene proprio cinturato da dietro vento dal numero 3 del Baldaccio Bruni, un fallo speso in maniera intelligente da parte del giocatore di Anghiari, visto che ormai siamo alla fine di questa partita. Saloni sul pallone, tutto il Roselle praticamente là davanti, tutto il Baldaccio Bruni dietro. Saloni proverà sul secondo palo, guardate come partono arretrati i giocatori del Roselle, pallone che arriva in area di rigore, spazza via addirittura D'Urso, finisce qui il tempo supplementare, andremo alla lotteria dei calci di rigore tra Roselle e Baldaccio Bruni, la partita infinita, finale di Coppa Italia Eccellenza, fase regionale su Teleregione Toscana, queste emozioni ed altro, a tra pochissimo. E dunque eccoci arrivati alla fase conclusiva della fase a rigori, ovviamente parte il Roselle con il primo calcio di rigore, Giovagnoli dovrà mettere gli straordinari, ricordiamo che tra l'altro la Baldaccio Bruni non ha una grande tradizione con i rigori. Vediamo il Roselle invece come proverà, parte con Giovagnoli che deve fare gli straordinari, Nieto con il destro, la palla è dentro, 1-0. E dunque eccoci arrivati alla fase conclusiva della fase a rigori, ovviamente parte il Roselle con il primo calcio di rigore, Giovagnoli dovrà mettere gli straordinari, ricordiamo che tra l'altro la Baldaccio Bruni non ha una grande tradizione con i rigori. Vediamo il Roselle invece come proverà, parte con Giovagnoli che deve fare gli straordinari, Nieto con il destro, la palla è dentro, 1-0. Sul pallone adesso va Quadroni per il primo rigore della Baldaccio Bruni, Quadroni contro Cipolloni, sistema il pallone numero 10
della Baldaccio Bruni. Parte Quadroni col destro e la palla è dentro a incrociare 1-1. Adesso sul pallone colui che decise la Coppa Italia 2015, Raito, parte la traversa a dire di no al Roselle. Traversa. E adesso si complica la situazione per il Roselle con la Baldaccio Bruni che la mette dentro con il numero 4 Angiolucci. Adesso sulla palla colui che ha preso il posto in partita a Consonni, ovvero Vento. Vento contro Giovagnoli, una bella sfida. Parte il numero 16 del Roselle che attende con il destro e la palla questa volta è dentro senza problemi e siamo 2-2. Adesso Rosati sul pallone contro Cipolloni, il capitano della Baldaccio Bruni, col mancino, che deviazione da parte di Cipolloni, ristabilita la parità anche nei rigori, 2-2 il punteggio, rimane così. Saloni contro Giovagnoli, parte Saloni, palo incredibile, sfortunatissimo il Rosello in questo frangente, due legni. Risponde la Baldaccio Bruni con il top player di giornata, D'Urso sul pallone, sistema il pallone, sistema la sfera e poi va rincorsa corta per lui, parte col destro, potente, preciso all'angolo. Palla dentro. Adesso uno dei 9 entrati del Roselle, Cosimi. Anche per lui rincorsa breve, col destro, la parata. Finisce così. 3-2 per il Baldaccio, per la Baldaccio Bruni, che vince la Coppa Italia Eccellenza. 3 errori dal dischetto per il Roselle, troppo freddo, troppo poco fredda dal dischetto. E quindi la Baldaccio Bruni va a vincere la Coppa Italia Eccellenza dopo le delusioni del 2013. Arriva una vittoria insperata, una partita giocata molto molto bene sia nel primo che nel secondo tempo, un secondo tempo dove il Roselle è stato messo alle corde. Alla fine la Baldaccio Bruni va a vincere questa partita 2-2, il parziale 3-2 ai rigori. Finisce così e con queste belle immagini noi vi salutiamo, anzi vi lasciamo alle immagini di premiazione e alle Naturalmente andrà vincente della Coppa Italia d'Eccellenza, sarà il consigliere regionale Mario Cavalli.
Italia, dilettanti, succede nel campo d'oro, la Lancia Mese, Baldaccio Bruni. Quindi uno per uno per quanto riguarda la premiazione. Poi rimane anche per questo, Paolo Mangini, presidente del comitato regionale Toscana, Mario Tracci, consigliere regionale, consegnano riconoscimenti alla formazione del Baldaccio Bruni. Ecco qua, vediamo un po', dai!